Ciao a tutti ragazzi, oggi parleremo della .NET, più specificatamente del C Sharp. C Sharp è un linguaggio multipiattaforma, come vedremo, che non solo viene utilizzato dal Visual Studio di Microsoft, ma anche da altre piattaforme come il progetto Mono. Allora, per poter utilizzare il progetto Mono bisogna scaricarsi la versione relativa al proprio sistema operativo. Mono viene utilizzato sia per la .NET, anche per iOS, Android, addirittura viene utilizzato da Unity 3D per compilare le proprie animazioni di videogiochi. Allora, torniamo al nostro sito e vediamo che c'è un IDE per la programmazione di C Sharp. Si chiama Mono Develop. Come vedete, qui sotto ci dice i linguaggi che possiamo utilizzare all'interno di Mono, cioè C Sharp, Visual Basic .NET, C++ e Vala. Allora, andiamo al nostro IDE. Ecco, così si presenta il nostro IDE. Questa è la versione 3.0.4.7. Come vedete, la licenza è open source. Allora, proviamo a vedere cosa ci offre. Facendo new, vediamo che c'è file. I file che gestisce sono C, il solito C++, che ci offre i file.c, .header, o C Sharp che ci offre il file web di .NET.ASP, anche con pattern design MVC. Generici sono dei progetti vuoti. Qui per implementare un'interfaccia grafica con una libreria GTK, che è di Linux praticamente, libreria. Poi MISC per assembly. NUnity sarebbe per fare test, poi C, C++, più o meno sono uguali a quelli del C. MISC, qui possiamo utilizzare i file di testo e configurazione di applicazioni. Qui abbiamo Objective-C, cioè che sarebbe il linguaggio che usa il Mac con praticamente Xcode per programmare appunto gli Apple, iPhone, iPad, tutti i device di casa Apple. Poi c'è Objective C++, che è un'evoluzione praticamente dell'Object C. Qui ci sono dei template, qui Visual Studio, Visual Basic .NET. Poi vediamo, ci sono più o meno le stesse cose di C Sharp, web e XML. I progetti che si possono realizzare, che qui vengono chiamati soluzioni. Vediamo un po', ecco qua. Si possono creare progetti in C++, in altri linguaggi qua, vedete, in altre interfacce, così. C++, le librerie, la console, librerie statiche e altro. Qui C Sharp. Solito web per C Sharp. Possiamo creare applicazioni per Android, app quindi, con diverse visualizzazioni, ad esempio questa è la versione 3.0, questa è 4.03, questo è per la grafica OpenGL. Poi c'è Mono per i videogiochi, come vedete.
Questo è per Android, questo è per iOS, Windows, Linux e Mac. Qui per fare il testing, qui la console, qui il test, eccetera. Allora, noi dovremmo fare un progetto per console in C Sharp. Scriviamo prova console. Ciao. Mondo. Scusate, ma so un po' così oggi. Ci chiedete se dobbiamo inserire l'interfaccia grafica. Noi diciamo non lo spuntiamo, quindi diciamo ok. Ecco qua, è uscito un ciao mondo in automatico. Noi cancelliamo qui, scriviamo ciao mondo C Sharp. Salviamo e lo compiliamo. Come vedete c'è ciao mondo Sharp. C Sharp, scusate. Con questo vi saluto, ci sentiamo presto. Ciao ciao!